l'Italia se desta, siamo pronti alla vita. Sì, siamo pronti alla vita e siamo pronti a dire benvenuti. Benvenuti a tutte le autorità, benvenuti ai cittadini. Benvenuti a tutti coloro i quali in questi mesi vedranno una Milano particolare. Ma innanzitutto, il 1° maggio, partiamo dicendo grazie a tutte le lavoratrici e i lavoratori. Eravamo qui e non ci credevano in tanti. Grazie al vostro sudore oggi l'Expo è una realtà. Non è ancora una scommessa vinta, abbiamo 6 mesi per vincerla, ma è una scommessa che possiamo fare. Dal lavoratore senza nome, così lo ha chiamato il Papa, alle persone che stanno fuori da qui a garantire la sicurezza, le forze dell'ordine, che stanno facendo un lavoro straordinario, fino, lasciatevelo dire a te Beppe, grazie per il tuo lavoro, orgogliosi di ciò che hai fatto in questi mesi e che faremo nei prossimi 6. Oggi inizia l'Expo. Mi piace pensare che oggi inizia il domani. Inizia il domani di un paese che ha un passato straordinariamente bello da far venire i brividi, ma che ha voglia di futuro e che sa che l'unico modo per costruire questo futuro è abbracciare il mondo, è non avere paura di ciò che ci circonda. Oggi è come se l'Italia abbracciasse il mondo e nei prossimi 6 mesi è come se il mondo potesse assaggiare l'Italia. Assaggiarne le qualità, assaggiarne certo i prodotti tipici, ma soprattutto assaggiare il desiderio profondo che ha il nostro paese di scrivere una pagina di speranza, perché non è facile in questi mesi, in questi anni, abbracciare il mondo. Non è facile abbracciare il mondo quando anni di disinteresse hanno trasformato il Mediterraneo in un cimitero, quando anni di disattenzione non sono riusciti a valorizzare le grandi potenzialità dell'Africa, quando i Balcani non sono ancora dentro il grande progetto dell'Europa, che è uno dei nostri punti di riferimento fondamentale, quando il Medio Oriente continua a domandare pace per Gerusalemme, con le parole della Bibbia, ma sembra una richiesta destinata a non essere mai esaudita. Quando persino il confine orientale dell'Europa soffre per la prima volta dopo la fine della guerra fredda, quando soprattutto una minaccia globale, che è quella del terrorismo, tenta di minare alle radici le fondamenta del nostro stare insieme, che sia in una università in Kenya, di fronte a delle bambine in Nigeria, in una scuola in Pakistan, noi avvertiamo il bisogno di dire che c'è oggi la necessità di abbracciare il mondo per cambiarlo, per rendere questo mondo un mondo in cui poter portare gli ideali, i valori, la bellezza del nostro essere italiani. Non possiamo nasconderci, non possiamo far finta di niente. L'Expo è innanzitutto il desiderio di guardare il mondo per com'è e provare a cambiarlo tutti insieme, partendo dal nostro piccolo impegno quotidiano, ma anche dalla consapevolezza che siamo un grande paese, che abbiamo una grande forza, che abbiamo un grande ruolo e che dobbiamo smettere di stare soltanto a piangerci addosso come vorrebbero alcuni professionisti del non ce la farete mai. Signori professionisti del non ce la faremo mai, questa è la vostra risposta, stamattina è la vostra risposta. Ed è una risposta che è stata possibile a Milano. È stata resa possibile a Milano dalle autorità locali, è stata resa possibile a Milano da chi ci ha creduto a livello dei vari governi centrali che si sono succeduti, ma è stata resa possibile a Milano, in questa città che non sa stare con le mani in mano, a questa città laboriosa e che saprà accogliere i turisti italiani e di tutto il mondo, perché è una città che ha sempre accolto. Perché Milano è stata la città che in questi 70 anni di dopoguerra ha accolto 3 generazioni di italiani e ha consentito a quelle generazioni di italiani di trasformare la propria vita in un progetto, in un sogno. La città che ha permesso a mio nonno romagnolo e mia nonna pugliese di venire qui a far crescere i propri figli e di dire a loro: questa è la città nella quale la laboriosità,
la concretezza, ma anche la capitale della solidarietà e del grande cuore italiano, può trovare una piazza destinata ad accoglierti. Se Milano sarà all'altezza dei suoi valori, tutta l'Italia, che vede questa città con grande affetto, talvolta con un po' di critiche, con fonte di ispirazione, potrà continuare a credere nel fatto che il tempo nel quale stiamo vivendo è un tempo di opportunità, e penso in particolar modo alle studentesse e agli studenti che da tutto il mondo vengono nelle grandi università di Milano. Perché se c'ha un ruolo l'Italia nel tempo che cambia, è quello di formare il capitale umano, è quello di concorrere all'educazione e alla libertà delle persone, è quello di riscoprire che nel nostro DNA la parola cultura non si declina soltanto al passato. La cultura non è soltanto un museo, è il desiderio profondo di far scoppiare il cuore di entusiasmo, di passione. Ed è per questo che io, nel ringraziare e salutare tutti, dal sindaco di Milano, Pisapia, presidente Maroni e i presidenti del Consiglio che hanno lavorato in questa lunga e delicata sfida, al presidente della regione del momento dell'inaugurazione, di quelli che ci sono susseguiti nel corso degli anni, fatemi dire grazie a due persone in particolar modo. La prima persona a cui voglio dire grazie è il sindaco di Milano Letizia Moratti, che ha avuto l'intuizione di questo evento e che ha avuto il desiderio 10 anni fa di scegliere questi temi. Ha avuto una collaborazione costante da parte di tutte le autorità e in particolar modo, me lo consentirete, delle autorità che a Roma hanno svolto un ruolo di dialogo. Dovrei citare tanti nomi, ma probabilmente basta che ne citi uno. In questi 9 anni la solidità istituzionale è stata garantita da tanti, ma in particolar modo dallo sguardo deciso, tenace e affettuoso di Giorgio Napolitano su questo evento e su questa città. Insieme, tutti insieme, a cominciare dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui va il nostro grazie e il nostro ti aspettiamo a Milano, caro Presidente, per questo evento, fino a tutti coloro i quali non ci hanno creduto. Insieme proviamo in questi prossimi mesi ad affrontare le contraddizioni, a dire che oggi inizia il domani, innanzitutto partendo dalle contraddizioni di un pianeta che ha bisogno di essere nutrito, ma che vive lo squilibrio assurdo di 1 miliardo di persone che continua a morire di fame e di 1 miliardo di persone che soffre di troppa o sbagliata alimentazione. Dire che oggi inizia il domani significa per noi dire che la politica deve dichiarare guerra alla povertà, che la politica non può occuparsi soltanto dei soliti discorsi tra addetti ai lavori e che la politica ha la possibilità concreta di dimostrare che è una cosa che serve non soltanto alle nostre discussioni, ma innanzitutto ai cuori, alle menti degli italiani, ma dei cittadini di tutto il mondo. È per questo motivo che dire che oggi inizia il domani per l'Italia e per Milano significa chiedere che l'Expo sia esattamente quello per il quale è stato lavorato in questi anni. Sia innanzitutto uno spazio di libertà, un momento di confronto, un luogo di incontro per le nuove generazioni, per chi pensa che si possa soltanto vivere di ricordi e di nostalgia. Dimostriamo con l'Expo che l'Italia è orgogliosa delle proprie radici, che l'Italia è orgogliosa delle proprie tradizioni, ma che la pagina più bella di questo paese la scriveremo tutti insieme, perché è una pagina che è ancora tutta da scrivere e che non è pensabile che quando ragioniamo di cibo, agroalimentare, stile di vita, innovazione, non ci rendiamo conto che il vertiginoso passato che ci sta davanti è un vertiginoso passato che ci invita a costruire e non soltanto a ricordare. Venite a scoprire che sapore ha l'Italia dell'Expo. Venite a scoprire che c'è un'Italia che non si accontenta di cullarsi della nostalgia. Venite a scoprire che c'è tanto desiderio di essere agganciati alle nostre tradizioni, e cosa meglio della natura, del cibo, ce lo fa ricordare, ma c'è il desiderio di riscoprirsi come intorno a una tavola capaci di condividere l'essenziale, di riscoprirsi in grado
di condividere ciò che è più prezioso, che non è un bene materiale, ma è la compagnia di chi, trovandosi insieme, gusta il cibo come intorno a un tavolo, a una tavola, per poter finalmente condividere un'emozione. Oggi inizia il domani, anche a Milano. La carta di Milano che andremo a firmare va esattamente in questa direzione e racconta di un paese che non è convinto di essere riuscito a fare l'impresa, che sa che l'impresa più bella inizia oggi. Grazie di cuore e benvenuti all'Expo. President of the Council of Ministers of the Italian Republic, Matteo Renzi. Opening declaration, Universal Exposition, Expo Milano 2015. Le président du Conseil des ministres de la République italienne, Matteo Renzi. Déclaration d'ouverture, Exposition universelle, Expo Milano 2015. Il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Matteo Renzi. Dichiarazione di apertura. Esposizione Universale Expo Milano 2015. Come avete intuito, dichiaro ufficialmente aperta l'Esposizione Universale Expo Milano 2015.